Eccoci, allora proseguiamo. Volevo commentare e aggiungere un mio commento come l'Europa in tutti i periodi della storia, negli ultimi 2000 anni, è stata la maggiore esportatrice di guerre. Dall'Impero Romano in poi, noi abbiamo fatto le guerre di tutti i tipi che nessun altro paese al mondo è riuscito a mettere insieme, come siamo riusciti noi europei. Al di là di questo, passiamo al secondo contributo, il saluto dei sudditi nei confronti appunto dei monarchici. Monarchici o elisabettiani? La morte di Elisabetta II segna uno spartiacque nella storia della monarchia e del Commonwealth, ma anche qualcosa di più profondo tra i sudditi inglesi che si trovano a vivere un cambio epocale nella vita del Regno Unito. Salita al trono giovanissima, la piccola Elisabetta II è stata una grande regina, peraltro l'ultima figura regale al mondo, nel bene e nel male, degna di essere ricordata. Nelle dinastie regali britanniche, le tre figure femminili, Elisabetta I, l'imperatrice Vittoria e Elisabetta II, a differenza di quelle maschili, furono eccezionalmente longeve ed hanno lasciato segni positivi nella politica, nella tradizione e nella cultura del loro regno. Ormai le figure regali oggi sono surreali, rare e totalmente fuori tempo, ma se gestite bene, come ha fatto Elisabetta, possono rappresentare ancora un simbolo nell'immaginario di un popolo che conserva le tradizioni anche se ampiamente superate. Con il principe consorte Filippo è stata una grande storia d'amore la sua, ma ha dovuto passare sopra a tante mancanze e altrettanti tradimenti pur di mantenere l'unione e così anche l'immagine della corona. Dopo 70 anni di regno, Elisabetta II ha ceduto il passo all'eterno principe, il figlio Carlo, oggi Carlo III, re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri 14 reami del Commonwealth. Diventa re a 73 anni ed è tra i 10 regnanti più anziani al mondo e tra questi non è nemmeno il più giovane. La continuità del regno però è assicurata in successione poi dai suoi figli. Ma viene da chiedersi se sia ancora credibile nel terzo millennio che il potere si possa passare per successione di sangue. Elisabetta lascia un potere e un'eredità economica enorme. È possibile che venga tramandato il tutto in una logica ancora medievale? Per gli inglesi oggi necessita avere una figura di riferimento, quale è stata la regina Elisabetta, che ha saputo guidare il paese per tanti anni con equilibrio, malgrado i tanti momenti difficili che ha dovuto affrontare. E mentre ci si chiede che valenza possa avere oggi la figura di un re, la risposta arriva dagli inglesi stessi, dalle centinaia di migliaia di cittadini e sudditi che, anche curiosi, stanno raggiungendo Londra per rendere omaggio alla salma della regina. Tutti in coda, ordinatamente come da tradizione inglese, verso Westminster Hall, nel Palazzo del Parlamento, dove la bara della regina resterà esposta al pubblico fino al giorno dei funerali di lunedì 19 settembre. Dottoressa Feola, un commento su questo inizio della presentazione di Elisabetta II. Prego. Credo che abbia l'audio spento. L'audio. Deve avere il microfono spento. Sì, Ecco, prego, grazie. prego, prego. Grazie. Dunque, Elisabetta II è stata paragonata a Elisabetta I perché, come dice giustamente il vostro servizio, sia Elisabetta I Tudor che la regina Vittoria e poi adesso Elisabetta II sono state protagoniste di regni molto lunghi, durante i quali sono accadute cose molto importanti. C'è però un punto che merita un po' più di attenzione, e cioè il potere del monarca. Ma secondo voi gli inglesi sono così fessi da tenersi la monarchia con tutto quello che costa e con tutti gli scandali? Sarebbero così fessi di tenersela se davvero la monarchia fosse potente? Ora, qui bisogna un momento fare tabula rasa delle idee
che vedo aggirarsi così nell'ombra e capire un po' meglio cosa accade. L'Inghilterra in effetti è un faro di civiltà dal punto di vista costituzionale, è certamente il paese che ha contribuito maggiormente allo sviluppo del costituzionalismo classico. Cioè, cosa significa? Proprio in parole povere, significa che, come si dice in inglese, il sovrano regna ma non governa, d'accordo? In parole ancora più povere, significa che il sovrano incarna la sovranità nazionale, però non partecipa più della funzione legislativa. Fu Enrico VIII, volendo proprio dare un nome e un volto a questo processo, che nel lontano inizio Cinquecento, chiedendo l'aiuto del Parlamento a sostegno del suo scisma da Roma, in effetti fece precipitare le cose già iniziate molto tempo addietro. Possiamo risalire alla Magna Carta del 1215, cioè fondamentalmente il re, il monarca, quindi Elisabetta, ma anche la stessa Elisabetta I e ovviamente anche Vittoria, non avevano veramente un potere. La funzione legislativa è interamente nel Parlamento. Questo è stato un processo iniziato e poi complicatosi durante il 500 e il 600, ma sicuramente per la fine del 600 con la gloriosa rivoluzione, quindi con un atto costituzionale del 1689, noi possiamo essere sicuri che è il Parlamento ad essere l'unico a detenere la funzione legislativa. Ora, a questo potrei aggiungere anche una cosa, che dalla fine del 600 l'Inghilterra vanta una magistratura abbastanza indipendente, ed è sicuramente la magistratura più indipendente d'Europa, oserei dire più indipendente del mondo, per un certo numero di anni. Dunque, che cosa succede in Inghilterra? Il capo dello Stato, naturalmente, poiché non partecipa del potere legislativo, il capo dello Stato è il responsabile. Quindi chi è il responsabile di fronte ai votanti? Ma molto semplicemente i ministri, il suo primo ministro e i suoi ministri. Ora, in Inghilterra, paese compiutamente democratico, il primo ministro deve essere il leader del partito che vince le elezioni. Questa si chiama democrazia. Dunque, in Inghilterra la tecnocrazia, i governi tecnici, sono considerati incostituzionali, semplicemente non possono avvenire, non è possibile, perché non si può essere primo ministro, cioè responsabile di fronte al popolo, se non si è stati votati. Anche questo mi sembra un contributo, ed è riconosciuto come tale dai costituzionalisti di tutto il mondo, della Gran Bretagna al costituzionalismo classico. Poi la Gran Bretagna ha inventato il bicameralismo, il Parlamento bicamerale, se volete. Un Parlamento bicamerale che funziona molto bene dai tempi dei Normanni, è sempre stato in funzione. In Inghilterra chi paga le tasse deve poter avere rappresentanza politica, ed è così dalla Magna Carta, cioè parliamo del XIII secolo. Se noi torniamo indietro nel tempo, questo principio, pensiamo alla Rivoluzione Francese. I francesi si rivoltarono e dettero vita a tumulti veramente sanguinari, atroci, durante i quali la parola terrorismo tornò in auge. Era già cominciata a circolare precedentemente, però poi l'uso si era assopito. Ora, durante la Rivoluzione Francese fu proprio per dare rappresentanza politica a chi pagava le tasse che l'intera nazione si rivoltò, con conseguenze veramente terribili poi per il resto d'Europa e anche per il resto del mondo, perché la Rivoluzione era scoppiata. Infine, potrei anche dire che il contributo dell'Inghilterra al costituzionalismo ha a che fare con la tutela giurisdizionale assicurata alle libertà e ai diritti, alla libertà civile e ai diritti fondamentali. Non so, l'Inghilterra è il paese che alla fine del 600 stabilisce il principio giuridico di tolleranza religiosa, con molte riserve. Io mi sento di dire che effettivamente si è trattato di una prima mondiale. Ho molte riserve perché la tolleranza religiosa non si applicava a cattolici, atei e antitrinitari, ma questo non importa, perché se noi
se noi mettiamo in confronto l'Inghilterra della fine del Seicento con il resto d'Europa, per non parlare del resto del mondo, abbiamo la civiltà contro l'inciviltà. E possiamo anche parlare del diritto di proprietà. Senza il diritto di proprietà, io credo che un diritto fondamentale e naturale dell'uomo venga negato, almeno questo è quello che credo io, e suppongo che questo mio pensiero sia condiviso da tanti telespettatori. D'altra parte, questa è un'emittente veneta, i veneti lavorano tanto, io lo so perché lavoro in Veneto e infatti mi trovo molto bene perché anche io lavoro tanto. Ora, chi lavora tanto vuole vedere il proprio lavoro trasformarsi in qualche cosa di tangibile, quindi in proprietà, e il diritto alla proprietà è stato custodito, è stato costituzionalmente integrato nella Costituzione inglese, che è una Costituzione immateriale, e di conseguenza, a differenza di tutte le altre Costituzioni scritte, è molto più plastica, è molto più adattabile al tempo. Ecco, mentre magari è necessario prendere le armi contro il sovrano che detiene ancora il potere, il vero potere, il popolo, i popoli, i sudditi della corona inglese, sparsi per il globo, hanno preso le armi per la loro indipendenza, ma non hanno preso le armi per rivoltarsi contro il potere del sovrano. Quindi, siccome noi vogliamo limitarci a Elisabetta II, ecco, Elisabetta II aveva pochissimi poteri. Praticamente lei incarna la sovranità dello Stato, incarnava, e lo ha fatto molto bene, mantenendosi super partes, è quello che ci si aspetta dal capo dello Stato. Suppongo che molti nostri concittadini apprezzino il nostro attuale Presidente della Repubblica, perché in molte occasioni ha dimostrato di essere super partes. Naturalmente un conto è essere Presidente della Repubblica per 7 anni o 14, se riuscirà ad arrivare anche alla fine del secondo mandato, io glielo auguro, ma voglio dire, 14 anni sono comunque una frazione rispetto alla continuità che il regno di Elisabetta II ha rappresentato per le vite dei suoi sudditi, i quali sono sudditi tecnicamente parlando, ma sono cittadini. Certo. Cioè c'è compiuta partecipazione politica. Bene, allora, fatto questo passaggio, io farei vedere il prossimo, cioè la regina capo della Chiesa anglicana, e chiediamo poi in commento ai nostri partecipanti. Governatore supremo della Chiesa anglicana. Era il 1534 e sul trono britannico sedeva Enrico VIII, mentre su quello di Pietro c'era Clemente VII. Quando Enrico VIII, desiderando passare a seconde nozze con Anna Bolena, chiese a Papa Clemente VII una deroga al diritto canonico, questa non gli fu concessa perché ne aveva già avuta una dal predecessore Papa Giulio II per sposare la prima moglie, Caterina d'Aragona, vedova di suo fratello. Al diniego del pontefice, Enrico VIII diede vita ad una nuova chiesa indipendente dal potere di Roma e di cui era lui stesso il capo, la Chiesa anglicana. Con questa manovra Enrico VIII si impossessò di tutti i beni della chiesa, che passarono così alla corona. I vescovi divennero di nomina reale e la messa in latino fu sostituita da quella in inglese ed Enrico poté risposarsi. Inevitabile fu la scomunica papale nei confronti del sovrano, ma da allora il capo della Chiesa è il monarca del Regno Unito, che ne è il difensore e supremo governatore. Il ruolo oggi è diventato puramente formale e non implica alcuna reale guida spirituale dei 25 milioni di fedeli inglesi, compito affidato invece all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. In Inghilterra esiste una separazione tra l'esercizio del potere spirituale e quello secolare. Elisabetta non aveva competenza sulle cose spirituali, ma soltanto nel rendere operanti le leggi. Nominava, su proposta del capo del governo, i vescovi e gli arcivescovi. Ma oggi si presentano dei punti interrogativi che potrebbero essere un problema per Re Carlo III. Era infatti dai tempi di Enrico VIII che non si vedeva un monarca divorziato in una vicenda indiscreta che ha portato sulle prime pagine l'allora principe del Galles e la principessa Diana.
Se da un lato la Chiesa d'Inghilterra permette il divorzio, più complicata è la questione delle seconde nozze con l'attuale regina consorte, Camilla Parker Bowles. Re Carlo III ha scelto una cerimonia civile seguita da una semplice benedizione, impartita dall'allora arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams. Che valore ha dunque oggi il ruolo di supremo governatore della Chiesa anglicana per un monarca dalla vita privata così conosciuta e così attaccabile? Ha ancora senso chiedere alla figura apicale dello Stato di essere un punto di riferimento anche dal punto di vista religioso? È importante ricordare inoltre che tra le molte spinte disgregatrici che sollecitano la corona vi è anche quella delle chiese locali. Innanzitutto quella scozzese, presbiteriana, di cui Carlo ha giurato formalmente di rispettare l'autonomia appena divenuto re, ma anche quella d'Irlanda e quella del Galles e quella delle numerose confessioni non cristiane presenti nel Regno Unito. Vedremo se e come Carlo III, che si è definito protettore delle varie fedi religiose, riuscirà nell'intento di tenere insieme la Chiesa anglicana ed entrare in sintonia con un paese sempre più multiconfessionale. David Burigana vuole commentare questo aspetto molto importante, perché è un aspetto spirituale, oltre che un aspetto temporale della famiglia reale. È quello che ha poi gestito la Elisabetta II. Credo sull'aspetto che più ci colpisce, ritornando anche sul commento precedente, quindi sul discorso appunto delle storie di famiglia, che noi, almeno io ero ragazzo, quindi ho assistito anche alla visita a Firenze di Lady Di e alla folla entusiasta, curiosa. Sì, questo aspetto c'è nella storia personale del re. Credo però che la mossa anche di far entrare nella famiglia Camilla e poi questo titolo che le è stato attribuito dalla sovrana in carica Elisabetta II non chiuda, faccia passare ad un altro capitolo, quindi non credo che questo possa essere un problema. Ha molto colpito anche questo accenno, riferimento che il re ha fatto sia in Scozia che in Irlanda alle fedi religiose. In realtà la stessa nascita, insomma, della Chiesa anglicana nasce con un senso di libertà. Non c'era solo la questione del divorzio, c'era tutta una riflessione teologica dietro, anche rispetto a quella che era la visione in quel momento della Chiesa universale. E francamente un riferimento e alcune partecipazioni ad eventi della regina, eventi di tipo ecumenico, fanno non pensare, danno prova che non una sfida, un capitolo nuovo è questo, l'apertura all'ecumenismo. Il re rimane il capo della Chiesa anglicana formalmente, però ecco, io lo trovo una cosa molto positiva in riferimento al, non tanto al multiculturalismo, ma alla presenza di più religioni nel regno e anche nel Commonwealth. E il fatto che Re Carlo si presenti come un protettore di queste diversità. Vediamo le cose da un punto di vista formale e con una forma che può anche avere un aspetto sostanziale. E poi, insomma, nell'evoluzione politica, anche l'attuale premier del Partito Conservatore, insomma, lo mostra un'attenzione non è più solo a una sola fede, ma alla protezione verso più fedi. Quindi questo senso ecumenico, anche la Chiesa, i vertici della Chiesa scozzese e irlandese hanno ricordato, questo è passato ovviamente non in secondo, in terzo e quarto piano rispetto ad altre vicende, ma hanno ricordato l'attenzione e il riferimento che la regina Elisabetta, soprattutto anche qui dagli anni 90, quindi anche con una spinta importante della Chiesa Cattolica
di Giovanni Paolo e poi anche con Benedetto e soprattutto l'attuale Francesco verso l'ecumenismo, questa spinta che ha fatto la Chiesa Cattolica, i vertici sia scozzesi che irlandesi hanno ricordato queste attenzioni di Elisabetta, sì, riferendosi proprio al termine ecumenismo. Certo. Questo è un aspetto positivo. Naturalmente si volta una pagina, vi è tutto un capitolo da scrivere. Certo. Elisabetta ha fatto la sua parte per 70 anni, cosa accadrà? Come andrà? Eh beh, il futuro, fammi indovino e ti farò ricco, diceva il professor Zanella, questa figura religiosa, contemporaneamente politica, e anche se non ha grande potere, vediamo che il potere di fatto ce l'ha, cioè c'è un imprinting da parte della popolazione inglese nei suoi confronti che è certamente non è paragonabile a nessun presidente americano piuttosto che a nessuna altra figura di reale nel mondo. E quindi c'è qualcosa che noi non riusciamo a percepire, questa vicinanza della popolazione nei confronti di questa regina che, a quanto ci dicono gli storici, sì, è regina d'Inghilterra, però diciamo è un testimonio piuttosto che un'operatrice politica all'interno del regno. Prego. Ci sono delle considerazioni che vanno puntualizzate e parto da due preconcetti o pregiudizi attorno alla monarchia. Il primo, che viene diffuso abbastanza ogni tanto anche nelle campagne politiche, è che costi mantenerla. Ma se andiamo a vedere l'appannaggio che riceve e anche quanto ricevono altri capi di Stato, siamo lì. Quindi gli oneri dal punto di vista economico non sono così... Mi consenta, la posso interrompere. Il nostro Presidente della Repubblica prende molto di più, credo il doppio, di quello che prende la Regina d'Inghilterra. Guardi, ma prego, vado avanti. Guardi, mi ha tolto la parola perché siamo su questo ordine. A un cittadino britannico costa una sterlina l'anno. Per un cittadino britannico, siamo sui 90 milioni grosso modo di euro circa, siamo sui 224 milioni invece il Presidente della Repubblica, tanto per dirle i parametri. Il secondo invece stereotipo, pregiudizio che c'è, è quello di ritenere che la regina o il monarca conti poco sul piano politico. È vero che le consuetudini, le leggi lo limitano, ma la nomina dei primi ministri, l'approvazione delle leggi e anche solo un intervento, qualora lo facesse, ha una risonanza pubblica non indifferente. Cito solo l'esempio che quando ci fu da votare il referendum per la Scozia, lei si permise di dire che di solito rimane sempre stata molto riservata sotto questi aspetti, ma si permise di dire: è bene pensarci, dobbiamo pensarci molto bene, e il referendum non, per l'indipendenza non passò. Piuttosto, ecco, la regina con il suo stile, la sua longevità, possiamo dire che è riuscita a modernizzare la monarchia. In che modo? Perché è riuscita a farla rientrare molto amata dai cittadini, perché da prima, forse lo era anche da prima, però alcuni vizi e virtù della dinastia gli avevano fatto perdere anche molto consenso anche durante il suo periodo. Ma il fatto di avere aperto Buckingham Palace al pubblico, forse perché aveva bisogno di acquisire e di incamerare molti soldi, il fatto di pagare le tasse dopo l'incendio famoso del castello di Windsor, se no sarebbero costati tutti sulle spalle degli inglesi, e il fatto di avere reso possibile anche molte cerimonie e l'accesso televisivo. Questi sono aspetti che l'hanno fatta molto avvicinare. Ci sono anche delle proiezioni di percentuali, quanto è il consenso che la monarchia ancora gode. Si calcola che chi potrebbe esprimersi contro non superi il 20% rispetto a un'abbondanza invece di vicinanza che è ancora molto sentita e avvertita, e la sua discrezione, riservatezza,
senso del dovere, perché questo è sotto gli occhi di tutti, il fatto che abbia incarnato vizi e virtù di questa dinastia e che abbia anteposto il senso del dovere in tutto quello che ha fatto, interpretato in che maniera? Un suo stile, per esempio, è stato quello di viaggiare, visitare continuamente i paesi. Si calcola che sia stata la regina che ha fatto e ha stretto 4 milioni di mani. Quasi, ecco, emula di quello che è stato poi Giovanni Paolo II. Sono le due persone che hanno più viaggiato al mondo, se vogliamo fare i paragoni. E lei aveva l'abitudine di scendere dalla macchina quando ci trovava in un posto, perché pensava e diceva la regina ha bisogno di essere vista. E quindi toccava mani e salutava amabilmente tutte le persone che la volevano incontrare. Quindi è una figura che sotto questi aspetti è irripetibile, sia per la longevità ma anche per come ha interpretato questo ruolo. Certo, ma diciamo che tutte le regine imperatrici d'Inghilterra si sono distinte molto bene, cioè hanno avuto un imprinting nei confronti della popolazione che i reali invece maschi difficilmente hanno guadagnato. E allora passiamo al prossimo contributo, il Commonwealth senza la regina. Il Commonwealth senza regina. La domanda dopo la morte della regina Elisabetta II è: chi reggerà il Commonwealth? Il Commonwealth è l'organizzazione intergovernativa di 56 stati indipendenti, quasi tutti appartenenti in passato all'impero britannico. La popolazione degli stati che vi aderiscono è di oltre 2 miliardi di persone e la parola Commonwealth deriva dall'unione di common e wealth, cioè benessere comune. La tenuta della famiglia di stati, che da sola rappresenta quasi un terzo della popolazione mondiale, è una delle questioni più critiche che il nuovo re dovrà affrontare. Carlo III, infatti, non è solo il presidente, perché in 15 dei 56 paesi che fanno parte dell'organizzazione è anche capo di Stato. La sfida che lo attende è di difendere la corona dalle spinte repubblicane in atto in queste monarchie parlamentari. Il campanello d'allarme ha già suonato a novembre del 2021, quando il piccolo stato insulare di Barbados è diventato repubblica dopo quasi 400 anni di fedeltà a Sua Maestà. Il timore è che ci sia un evento contagio e che altri possano decidere di dire addio alla corona. Una di queste è la Giamaica, che potrebbe essere tra i primi a scegliere di allontanarsi da Buckingham Palace. Elisabetta II era consapevole di questo rischio, presente nell'area del Mare dei Caraibi, dove pesa ancora un passato segnato dallo schiavismo di epoca coloniale. Quando Elisabetta salì al trono, nel 52, il numero dei paesi di cui era sovrana era 32. Oggi quelli che ha ereditato Carlo sono meno della metà. La visita dei principi William e Kate, oggi designati a succedere a Carlo e Camilla, organizzata a marzo in Belize e nelle isole Bahamas per il giubileo di platino, è stato un mezzo flop. Restano comunque le nazioni più ricche del Commonwealth, come Australia, Nuova Zelanda e Canada, che sono intenzionate a mantenere ancora la corona come capo di Stato, anche se pensano ad un futuro repubblicano, in particolare i governi laburisti di Canberra e Wellington. Per bilanciare la possibile erosione, Londra ha deciso di aprire all'Africa così il Commonwealth, che oggi conta 21 paesi africani e potrebbe diventare la chiave di volta nelle strategie di Londra anche in un'ottica di contrasto alla Cina. Era negli intenti dell'ex premier Boris Johnson, ma ribaditi dall'attuale prima ministra Liz Truss, che è stata molto chiara. Il Regno Unito deve aumentare l'interscambio commerciale con i paesi del Commonwealth per contrastare la grave minaccia della Cina ai nostri valori e al nostro modo di vivere e firmare accordi commerciali con procedure accelerate con gli stati, così da aiutare il Regno Unito e altre democrazie a vincere la lotta contro gli stati autoritari. Così facendo, i principi dell'organizzazione sono stati messi da parte in nome degli interessi economici, così da accettare nel Commonwealth altri membri che non hanno legami storici con il Regno Unito. Settimo Gottardo, parliamo di politica. Noi continuiamo a essere vittima di quello che Berlusconi chiama il teatrino della politica.
Quindi questi teatrini che noi vediamo, Cromwell compreso, ma non contano più niente. Sono stanche ripetizioni. Ma scusate, in questi giorni, ora, si riuniscono, si stanno riunendo a Samarcanda, il cosiddetto club di Shanghai. Il club di Shanghai che prende mezza umanità. Ma tu pensa che stanno a perdere tempo che il Cromwell? L'India, 1.200.000.000. La Cina, 1.700.000.000. Noi stiamo qui a perdere tempo attorno a questi teatrini qui. È l'Occidente che deve capire se ha ancora uno spazio di sopravvivere. Ma cosa vuoi che sopravviva? Quei teatrini. Ma guarda, l'unico furbone che si è già riciclato è proprio Carlo III, il quale, lui, il suo titolo sarebbe Defensor Fidei, come capo della Chiesa. Siccome lui però capo della Chiesa è il primo fuori della come si dice della teologia rigida della Chiesa, cioè, no, mica vero che sono Defensor Fidei, io sono il difensore di tutte le fedi, e così fa festi tutti. Voi capite, questo è un teatrino di una cultura tardo occidentale. Gli imperi sono diversi quelli di adesso. È inutile che illudiamo l'opinione pubblica. Sono gli imperi che si fondano sul controllo della moneta finora, e l'impero era garantito dal dollaro. Adesso invece altri paesi dicono no, perché la supremazia del dollaro? Perché metto in discussione l'impero del dollaro? Perché all'impero della moneta si va sostituendo il controllo delle materie prime. Allora qui stanno cambiando i rapporti e a noi stanno facendo una mise en scène, così che mi sembra il palio di Montagnana. Io quando vedevo tutta questa roba qua, Westminster, tutti con le etichette militari, mi rimette, l'altro giorno sono passato per Montagnana, ho visto un bellissimo palio, mi sono divertito di più al palio di Montagnana che non a queste mise en scène che fanno le televisioni. Non è neanche rispettoso, peraltro, del ruolo politico che i sovrani ancora hanno, dove c'è la monarchia, hanno un ruolo, una storia che va rispettata. Non è questo il problema. Ma è tutta questa retorica che è caramellosa, che è diventata insopportabile, almeno per sensibilità come la mia, non verso l'istituzione monarchica, sia chiaro, perché dove c'è funziona anche bene. In Danimarca funziona bene, in Olanda funziona bene, in Svezia funziona bene, quindi non è l'istituzionista, ma è una retorica che è come se questa fosse la prospettiva per il prossimo millennio. Per il prossimo millennio la prospettiva per noi occidentali è diversa, è tragica, e dobbiamo uscire da questi teatrini qui, altrimenti imbrogliamo la gente. Bene. E professor Buriga, un commento politico sul cambiamento della politica inglese? Ah, riferendomi anche all'ultimo intervento, vorrei ricordare, perché non ho presente, quanti abitanti alla Danimarca, alla Finlandia, alla Svezia, in quale spazio economico si trovi la Danimarca dal 1866, quello tedesco. Quindi questi raffronti anche con un nord Europa con dimensioni diverse, problemi diversi, sì, la monarchia funziona, ecco lì, sì, c'è, rimane, va bene. In questo caso dell'Inghilterra c'è una sfida, il governo inglese con Boris Johnson l'ha già lanciata la sfida, quindi una volta, però anche questo si ritrova nella storia. Una volta abbandonata l'Europa, il piccolo cerchio si lancia al grande cerchio. Quindi vai con accordi bilaterali per cercare di... Accordi su cosa? Perché qui si ritorna ai Mao Mao del 52-53, contro verso i quali noi all'inizio della trasmissione insomma, siamo rimasti male, no? Quindi come momento di condanna. Su che cosa? Su questioni economiche e commerciali. Con elite di paesi, anche africani, in cui il livello di democrazia non è proprio quello ricordato precedentemente. Poi il club di Shanghai, va bene, 3,5 miliardi di persone. Forse è il caso dell'Europa di recuperare tutti questi suoi bei valori
e ricordare in India 1.400.000.000 di persone quanti stanno bene, benino, quanti stanno male, quanti si trovano nella situazione dei Mau Mau nei 52. E lo stesso discorso vale per la Cina. Questo ci porterebbe ad essere da una parte realistici, quindi c'è poco da fare. L'impero britannico si è retto sulla tecnologia militare, sul commercio, sull'economia, quindi ogni organizzazione, struttura politica si regge su questo, quindi noi dobbiamo esportare, difendere, promuovere quello che noi abbiamo, che non sono materie prime, intelligenza, innovazione, tecnologia. E poi un aspetto fondamentale che ci è stato ricordato prima dalla mia collega, un'esperienza in un sistema di governo imperfetto, quello della democrazia, nel quale per il momento queste grandi ondate migratorie non le rimandiamo a mare, nel quale per il momento non ci comportiamo come nel 52 con il Mau Mau, nel quale per il momento, è vero, adesso lo vedremo questo inverno, il nostro paese che ha 58 milioni di abitanti e una storia di sviluppo regionale differente tra est, nord-est, nord-ovest, centro, centro-sud, sud e isole, quindi non è la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, tantomeno la Norvegia con il petrolio che ha scoperto negli anni 80, il nostro paese li dovrà affrontare, ma non ci troveremo sicuramente come in Cina o in India ad avere decine di milioni di persone che vengono trattati come Mau Mau in Kenya. Qui però mi fermo perché io sono uno storico, non un politologo e non un politico, ma mi fa piacere aver partecipato e partecipare in una trasmissione così che vuole creare un dibattito anche molto puntuto, ma spero anche puntuale, per ricordarci, come si diceva dall'inizio, che la storia più che insegnare può far emergere delle suggestioni. Quindi la famiglia Emo capo di Ischia, che aveva un grandissimo diplomatico ambasciatore che è nato quando sono nato io, David Burigana, il 21 febbraio ma del 1483, apparteneva a un bel sistema politico che nel 1797 non è che collassa, viene buttato giù da un altro impero che sta nascendo, quello francese, perché non è più in grado di rimanere in piedi, e questo dalla prima metà del Settecento, la Repubblica Veneta. Punto. Quindi a quel punto la famiglia Emo rappresenta qualcosa nel raggio di 18, 20, 23 chilometri attorno a Venezia. Speriamo che l'Occidente non faccia questa fine. Quindi deve sapersi rafforzare, non imparare dalla storia, ma avere. Grazie. Allora passiamo all'ultimo intervento e poi faremo la chiusura. Elisabetta Sorrana da Record. La regina Elisabetta, una sovrana da Record. Elisabetta II è la regina dei Record. Soltanto Luigi XIV, il Re Sole, rimase al trono più a lungo di lei. Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d'Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. In tutto sono 25.782 giorni contro i 26.407 del sovrano di Francia, che però arrivò al trono ad appena 4 anni, nel 1643. L'incombenza di guidare la nazione fu quindi gestita a lungo dalla madre, Anna d'Asburgo, mentre Elisabetta ne ha portato il peso sulle sue spalle dall'età di 25 anni. Elisabetta, che a giugno ha celebrato il giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni tra il 1946 e il 2016. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015. La trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni fino al 1901.
I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo, da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss. Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l'ultimo incarico alla leader Tory pochi giorni fa. Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e Papa Francesco. Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021. Ecco, allora, in conclusione, lascio la prima conclusione a Settimo Gottardo. Come possiamo concludere questa trasmissione su questa regina longeva, imperatrice, capo dello Stato? Finis cinis, come dicevano i filosofi della Chiesa medievale. La fine finisce sempre in cenere. Però io sono preoccupato del ruolo, forse stasera mi ripeto troppo su questo, ma sono preoccupato del ruolo di pura propaganda, immagine che si dà del potere nel mondo oggi. L'esempio ne è proprio queste cerimonie sulla morte della regina. Poi si immagina che il regno d'Inghilterra rimanga in piedi, ma cosa rimane in piedi nel regno della Gran Bretagna? L'anno prossimo già fanno il referendum in Scozia per l'indipendenza della Scozia, per farlo finire. L'anno prossimo, 2023, e noi siamo ancora qui sui teatrini, quindi state attenti che il potere nella società contemporanea acquisto una maschera feroce che fa fuori tutto. Noi ci illudiamo che questo sia un modo per rappresentare un potere democratico, benevolente, come si dice del Buddha, ogni misericordioso, il Buddha Guanyin della Cina, benevolo e ogni misericordioso. Non è così, il potere è crudele. E quello che sta venendo avanti nel nostro pianeta è un potere crudelissimo, fatto sul controllo delle materie prime, fatte sul controllo delle menti delle persone. Io ho terrore quando vedo che il governo cinese sta dando in là quel controllo facciale, cioè basta che fotografino se tu sei mascherato, un pezzetto di orecchio che per puro caso è fuori dal mascheramento, da quello ricorso, e sanno in che momento eri e dove eri, ti prendono, ti arrestano, ti controllano. Cioè il controllo non solo finanziario, ma facciale, questo è il nuovo potere che sta venendo avanti. E noi stiamo qui a perdere tempo su questi teatri qui, simpatici, sapete. In reale sono brave persone, conversano amabilmente, sono anche affascinanti. Ma che c'entrano con il mondo reale? Ma che c'entrano? State attenti che il mondo reale, come l'impero inglese, è fatto di lacrime e sangue. E noi dobbiamo pensare come difendere la nostra libertà, il nostro benessere in una situazione totalmente cambiata. E allora noi dobbiamo pensare a questo. Scusatemi, non solo il ponte dobbiamo fare come italiani il ponte per la Sicilia, io sono favorevole. Il ponte con l'Africa. Certo. Se no questi vengono qui comunque, ma vengono qui i barconi per farci fuori. Se invece creiamo un ponte, probabilmente oltre a loro vengono materie prime che ci fanno anche sopravvivere. Abbiamo una collaborazione, vinciamo la concorrenza con la Cina. Quindi tutte queste favole qui, per piacere, educhiamo la gente davanti alle loro responsabilità individuali e ricordiamo a questi grandi imperi le responsabilità del passato, la schiavitù,
Certo. Guardate che sono responsabilità così grandi, i cui i peccati ce li portiamo ancora dietro. Voi pensate, certo, il problema razziale. Certo. Non abbiamo ancora, questa è la realtà vera, altro i diamanti della resina, i problemi razziali. E sono ancora una tragedia che non abbiamo risolto. Ma anche quei diamanti della regina derivano da questo. Prego, vuole dare una conclusione anche lei, Zanella? Sì, diciamo che la scomparsa della regina Elisabetta ha creato un impatto internazionale di una inedita potenza, se guardiamo l'attenzione mediatica che ha ricevuto, in primis. I record sono stati ricordati, ricordiamo che è stata anche la persona più fotografata in assoluto, la più coniata anche nelle monete, è finita 10 volte sul Times come copertina, e è un distinguo che può dire meglio la cifra di questa persona, come ha regnato, come ha governato. Credo che si possa amare o piangere una regina senza avere nessuna simpatia per la monarchia. Perché lo stile con cui lei è vissuta, che ci dà la cifra, la dimensione della donna, che ha attraversato scandali, vizi incredibili nella sua famiglia e si è trovata in mezzo con tanti, tanti grattacapi. Un'ultima curiosità per quanto riguarda il suo rapporto con il denaro, faccio solo un riferimento alla religione, visto che era il capo della Chiesa anglicana, il re lo è il capo della Chiesa anglicana, è questo, non ha mai toccato soldi. Appunto, che tutto gli era dovuto, gli unici soldi che toccava erano solo quelli che si portava alla domenica quando andava alla cerimonia in chiesa anglicana per fare l'offerta. Ah. Bene, grazie allora a David Burigana. Vuole dare anche lei un senso conclusivo a questa trasmissione? Sì, credo. Diciamo, l'attenzione mediatica su quello che accade in Inghilterra può essere giustificato solo come momento di riflessione. Quindi momento di riflessione su un periodo che si chiude, una carrellata storica di un personaggio che ha partecipato all'evoluzione del contesto nazionale, europeo, internazionale. E su questo una serie di interrogativi come quelli che abbiamo sollevato su, ecco, il futuro della Gran Bretagna e poi anche il futuro dell'Europa, di questo Occidente. Occidente al quale la Gran Bretagna, come è stato già ricordato, ha contribuito per farne una delle parti con un sistema politico, quello democratico, imperfetto quanto si vuole, però è poi stato un sistema di ispirazione a livello globale, perché questo è stato sia il sistema che il contrasto al sistema, quindi tutte le rivoluzioni fino alla rivoluzione bolscevica, anche la rivoluzione popolare in Cina, e la decolonizzazione come è stata vissuta e anche attualmente tutte queste polemiche sulle questioni razziali che noi ci facciamo, ma che in quella parte di mondo che ricordavamo prima del club di Shanghai non si fanno. E su questo mi piacerebbe chiudere. No, mi piacerebbe però chiudere su un'altra, l'ultima questione sui simboli. È immagine, propaganda, però anche tutta questa simbologia militare ricorda la storia, il posizionamento della Gran Bretagna. L'isola che non è mai stata invasa, l'isola indipendente, protetta da un sistema di difesa, anche quello garantito da una monarchia. E quindi tutti i membri della monarchia appartengono a queste forze armate, che fanno parte del rituale, della liturgia, delle liturgie pubbliche. Questo è un aspetto importante che a noi italiani per la nostra storia magari sfugge, però per gli inglesi e in altri paesi del mondo questo è un aspetto fondamentale. Bene, grazie. Dulcis in fundo, professoressa Vittoria Feola ci dà il suo parere di una donna nei confronti di un'altra figura femminile. No.
No. Perché penso che sia un modo sciocco di analizzare le persone. Lo faccio da storica ed è un caso che l'ex monarca d'Inghilterra fosse una donna. Dunque, sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i colleghi finora, quindi vorrei forse concludere guardando al futuro. Proprio nei giorni scorsi, adesso non riesco ad essere precisa, però si tratta di massimo 2 settimane fa, sono state tenute per la prima volta le esercitazioni congiunte della Marina Militare americana con la Marina Militare britannica e quella australiana. Ci sono dei documenti che dimostrano la volontà politica del Commonwealth di contribuire a delle esercitazioni congiunte sempre più, come posso definirle, sempre più aggressive di queste 3 marine militari. E l'idea dietro in realtà è quella di creare un ibrido che penso sia una novità nella storia militare mondiale, cioè una marina militare formata da quelle di 3 paesi sovrani e l'Inghilterra, che ovviamente ha una marina molto molto ridotta oggi, non è più quella dei tempi dell'impero, cioè è quasi insignificante. Perché può essere interessante per gli Stati Uniti? Beh, può essere interessante perché l'Inghilterra è la porta di accesso ai paesi del Commonwealth, quindi penso che Elisabetta II abbia saputo rappresentare il declino, ma anche la volontà di rinascita dello spirito inglese attraverso il Commonwealth durante il suo regno. E concluderei auspicando che il nuovo re sappia fare almeno tanto bene quanto sua madre. Certo, il suo nome è abbastanza sfortunato, perché nella storia Carlo I venne decapitato, perché è veramente un pessimo monarca da molti punti di vista, e Carlo II, beh, rischiò molto di fare la stessa fine. Quindi ecco, io spero che Carlo III sia all'altezza. In ogni caso, questa dovrebbe essere giusto la conclusione di un programma dedicato a Elisabetta II, e penso che ci siano poche parole per descriverla veramente bene, a parte ecco, la grazia che aveva come capo di Stato. E sì, mi piace concludere anche, come si dice in italiano, perché mi viene da dirlo in inglese, in realtà vorrei ripetere quello che ha detto il collega David. Fondamentalmente la nuova spinta verso l'ecumenismo penso che sia il lascito forse più importante di Elisabetta, e che Carlo ha già dimostrato di voler fare lo stendardo del suo regno, e questo è veramente tanto interessante come futuro sviluppo della storia costituzionale e culturale inglese. Su questo concludo. Grazie. Grazie, grazie a voi della partecipazione. Speriamo che i nostri telespettatori abbiano approfittato delle notizie che abbiamo dato, e credo anche un taglio diverso dal solito a commemorazione che presentano altri media, ma soprattutto appunto questa vicinanza tra Stati Uniti e Inghilterra è storica. Parliamo di Roosevelt e parliamo di Churchill, e soprattutto esiste anche un sistema di spionaggio a livello mondiale che si chiama Echelon, cioè i nostri telefonini sono controllati dal sistema anglo-americano. Quindi questo è un bello argomento da affrontare in futuro, e ci sono stati anche dei grossi scandali di spionaggio, anche spionaggio industriale, fatto appunto dall'Inghilterra e dall'America attraverso questo sistema di controllo che passa attraverso i satelliti e poi entra in tutti i mezzi di comunicazione. Quindi se ci spaventiamo che i cinesi adesso stanno facendo qualcosa, gli americani e gli inglesi lo fanno ormai da decine di anni. Naturalmente se lo fanno gli altri sono cattivi, se lo facciamo noi invece siamo buoni, ma siccome poi noi non c'entriamo niente, e questo è andato per esempio
questo sistema estero andrò contro l'economia tedesca in qualche un ventennio circa, dove c'erano dei bandi a livello internazionale, eccetera, e lo spionaggio ha fatto sì che le aziende inglesi avessero la possibilità di approfittarne. Ma poi chissà quanto, in quale maniera viene usato, e appunto sapranno cosa pensiamo, come ci muoviamo, qual è il nostro sistema nervoso, i palpiti del nostro cuore, quante scale facciamo. Ormai il nostro telefonino ci racconta tutto, e il nostro telefonino è collegato con migliaia di altri sistemi di controllo, quindi siamo super controllati. Poi vedremo il futuro cosa sarà. Vi ringrazio sentitamente, io spero che i nostri telespettatori, ripeto, ci abbiano seguito. E adesso passiamo a un altro frammento della nostra trasmissione. Adesso noi andremo in pubblicità, ma torniamo con la nostra rubrica del momento. Questa sera affronteremo un tema non spinoso, anzi una bella iniziativa proprio per unire i comuni europei e farli conoscere tra di loro. Questo parliamo dopo la pubblicità. Ringrazio in studio Patrizio Zanella e Settimo Gottardo, che sono stati con noi. In collegamento la professoressa Vittoria Feola e il professor David Burigana. Grazie a voi, grazie dei vostri interventi e anche della chiarezza nelle spiegazioni. Credo che sia stata una... E lui? L'ho salutato? Sì. Settimo Gottardo, mi ci mancherebbe sfuggito. Altro. Sì. L'ho salutato, non ho dimenticato assolutamente. Salutissimi. Buona serata. Allora, buona serata intanto a voi ospiti e con i telespettatori. Ci troviamo tra qualche minuto.